Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti in questa breve serie di video in cui ci occuperemo dei sonetti più importanti di Foscolo. In particolare, in questo video ci dedicheremo al sonetto Alla sera. Andiamo a incominciare. Innanzitutto dobbiamo dire che il sonetto Alla sera, come tutti i sonetti di cui ci occuperemo in questi video, fa parte di una raccolta di poesie che Foscolo pubblica a Milano nel 1803 e che con grandissima originalità intitola Poesie. La raccolta ha due componenti essenziali, si compone di due odi in cui il tema fondamentale è l'esaltazione della bellezza femminile, con un tema tipicamente del neoclassicismo, e il modello è Parini, il più grande poeta neoclassico d'Italia. L'altra componente sono, per l'appunto, 12 sonetti. 12 sonetti in cui i temi sono essenzialmente invece preromantici. L'esilio, l'amor di patria, la passionalità, la morte, le tenebre. I modelli sono innanzitutto l'Alfieri. L'Alfieri proprio perché il suo stile appassionato, il suo carattere, la sua personalità ribelle sono qualcosa di tipicamente preromantico. Ma dall'altra parte, nei sonetti, è anche molto molto forte il modello dei poeti greci, perché c'è spesso il riferimento al mito, perché c'è comunque una ricerca di equilibrio, di armonia nella costruzione, che è ancora un'influenza del neoclassicismo, dell'imitazione del classicismo. Quindi, se volessimo sintetizzare, potremmo dire che nei sonetti si incontrano quelle che spesso vengono definite le due anime del Foscolo. Da un lato la sua anima, il suo lato preromantico, soprattutto per quello che riguarda i temi dei sonetti. Lato preromantico che è molto ben esemplificato dal quadro che vedete alla vostra sinistra, un quadro di Friedrich che si intitola L'albero dei corvi. Il fascino per ciò che è tormentato, per ciò che è disarmonico, per ciò che suscita passioni e sentimenti anche forti. Dall'altro, però, nei sonetti confluisce anche la cosiddetta anima neoclassica del Foscolo, il suo lato neoclassico, soprattutto nello stile, nella ricerca dell'equilibrio, nei riferimenti al mito greco, nella cura della forma, e questo lato è ben esemplificato da una scultura celeberrima che è di Canova, e che è il bacio di amore e psiche, il riferimento al mito, l'equilibrio nella costruzione delle parti, sono tutti tratti tipici del neoclassicismo. A questo punto andiamo a vedere proprio il sonetto Alla sera. Il sonetto Alla sera viene scritto da Foscolo a Milano tra la fine del 1802 e il 1803, in un periodo in cui la vita di Foscolo è segnata da una serie di impegni, di problemi legati principalmente alle campagne napoleoniche. È importante perché vedremo che il tema del sonetto riflette un po' questo momento di inquietudine personale. Andiamo innanzitutto a leggerlo, il sonetto. Forse perché della fatal quiete tu sei l'imago, a me sì cara vieni, o sera. E quando ti corteggian liete le nubi estive, i zefiri sereni, e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni, sempre scendi invocata, e le secrete vie del mio cor soavemente tieni. Vagar mi fai coi miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno, e intanto fugge questo reo tempo, e vai con lui le torme delle cure, onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerriero che entro mi rugge. Se volessimo parafrasare il testo, lo potremmo parafrasare in questo modo. Forse perché sei l'immagine della quiete voluta dal fato, cioè della morte, della quiete eterna, arrivi così gradita a me, o sera. Sia quando ti accompagnano allegramente le nubi dell'estate e i venti sereni, sia quando dall'aria nevosa porti tenebre tempestose e lunghe all'universo, cioè sia in estate sia in inverno, quando le notti sono più lunghe, scendi sempre desiderata da me e occupi dolcemente le parti segrete del mio cuore. Mi fai vagare coi miei pensieri sulle tracce che portano al nulla eterno, cioè porti i miei pensieri a vagare lungo vie che mi fanno pensare alla morte e al nulla eterno. E intanto si allontana dalla mente questo tempo traditore, smetto di pensare al presente.
e vanno con lui le schiere delle preoccupazioni per le quali egli si consuma con me. Tutti i pensieri del presente si allontanano, tutti i pensieri che mi tormentano si allontanano. E mentre io guardo la tua pace, si placa quello spirito guerriero che ruggisce dentro di me. Andiamo ad analizzare il sonetto partendo dal lato tematico. I temi principali sono tre: l'idea della morte vista come annullamento e come riposo, lo vedete evidenziato in giallo, la fatal quiete, il nulla eterno; il tema del fatto che il poeta è in una situazione appunto di sofferenza, di agitazione, tanto da desiderare addirittura un riposo. Lo vedete in verde, parla di un temporeo, parla di preoccupazioni che lo fanno struggere, e l'idea che il poeta dice che il suo spirito è comunque uno spirito guerriero, uno spirito ribelle. Tutti questi temi sono temi tipici del preromanticismo: il fascino della morte, il sottolineare le proprie sofferenze, il sottolineare il proprio carattere ribelle. Però c'è da notare una cosa: se guardate le parole in grassetto, la morte viene definita come un riposo voluto dal fato, inevitabile, e viene definita come un nulla eterno. Ossia, questa descrizione della morte è portata avanti con un approccio materialista. Foscolo non ha e non avrà mai nessuna prospettiva ultraterrena. La vita per lui finisce esattamente nel momento della morte. Questo approccio materialista è tipico del Settecento, è un'eredità che l'illuminismo ha lasciato a Foscolo. A questo punto andiamo ad analizzare il sonetto dal punto di vista della struttura, dello stile, del lessico, partendo dal ritmo. La prima cosa che notiamo è che nelle quartine il ritmo è estremamente ampio. Le quartine cominciano sì con un'esclamazione, ma con un'esclamazione molto lunga, molto calma, che occupa quasi 2 versi e mezzo, la vedete in giallo. Poi ci sono 2 subordinate costruite in modo parallelo tra di loro, e quando, sia quando, sia quando. 2 subordinate, ciascuna delle due abbastanza articolata, vedete che ciascuna subordinata occupa quasi 2 versi, e finalmente arriva la principale alla fine, sempre scendi invocata, la vedete sottolineata in azzurro. È una sintassi molto articolata, molto ampia, che ci lascia respiro, proprio per sottolineare il respiro, la calma data dall'arrivo della sera. Diversissimo è il ritmo nelle terzine, perché le terzine sono incentrate non sulla calma portata dalla sera, ma sul tormento provato dal poeta che la sera in parte placa. Il ritmo delle terzine è molto più concitato. Innanzitutto c'è una serie di coordinate in polisinteto con la ripetizione della congiunzione e intanto e vanno e mentre io guardo. E poi soprattutto c'è una grande insistenza sui verbi di movimento, di agitazione: vagare, vanno, fugge, vanno. Sono tutte componenti che sottolineano un'agitazione maggiore, un'idea di agitazione maggiore nelle terzine rispetto alle quartine. Questa stessa idea la ritroviamo se guardiamo il modo in cui Foscolo sta usando l'enjambement, che è molto diverso dalle quartine alle terzine. Nelle quartine, l'enjambement riguarda soprattutto il nesso, scusate, nome aggettivo. Liete le nubi, inquiete tenebre, secrete vie. È un tipo di enjambement che in qualche modo allunga la sintassi, ci fa tenere la frase più lunga e sfuma il valore dell'aggettivo, perché l'aggettivo rimane isolato alla fine del verso, non è subito immediatamente collegato a un nome specifico, quindi lo valorizza, lo lascia lì un pochino più generico, con un tono un po' più meditativo, un po' meno preciso, che è esattamente quello che Foscolo vuole ottenere nelle quartine, un'idea di sospensione. Invece, l'uso dell'enjambement nelle terzine riguarda soprattutto il nesso verbo-soggetto. Fugge questo reo tempo, dorme quello spirito guerriero. Tra l'altro, 2 enjambements con esattamente la stessa struttura: il verbo in fondo al verso, il soggetto nel verso dopo, in entrambi i casi caratterizzato da un aggettivo dimostrativo: questo reo tempo, quello spirito guerriero.
In questo caso, questo uso dell'enjambement sottolinea i contrasti del discorso, il contrasto tra il temporeo, che fugge, che si allontana, lo spirito guerriero che finalmente trova pace, in contrasto con il tempo agitato che il poeta sta vivendo. A questo punto, l'ultimo passo che dobbiamo fare è analizzare il sonetto anche dal punto di vista dei suoni, sempre strutturale stilistico, ma dei suoni. La prima cosa che notiamo è che nelle quartine la rima va a legare dei concetti opposti, quiete e liete, che nella seconda quartina si contrappongono a inquiete e secrete, concetti positivi e rilassati nella prima quartina, concetti più agitati nella seconda quartina. Ma guardiamo un attimo meglio le rime. Le rime sono particolari, spesso sono rime cosiddette inclusive o rime ricche. Cosa significa rima inclusiva? Sono quelle che vedete in grassetto. Significa che una delle parole in rima è contenuta in un'altra. Per esempio, quiete è contenuta in inquiete. Orme è contenuta in torme e in dorme. Invece, che cos'è una rima ricca? Una rima ricca è quella che vedete in corsivo. Quiete e con liete e vieni con tieni. Cosa significa rima ricca? Significa che le parole hanno una parte uguale anche prima della vocale accentata. Sapete che due parole sono in rima quando sono identiche a partire dalla vocale accentata. Per esempio, nelle quartine c'è una rima in eni, sereni, meni, ieni. Se le due parole hanno qualcosa di uguale anche prima della vocale accentata, si parla di rima ricca. Vieni e tieni hanno anche la i prima della e. Uguale. Non solo, nelle quartine prevalgono le vocali A, le vocali E sono più aperte, più serene. Nelle terzine, che abbiamo detto indicano uno stato d'animo più agitato, prevalgono delle vocali più cupe, le O, le U. Ultima cosa da notare è l'uso delle allitterazioni. Se guardate i versi sottolineati, c'è un'allitterazione della S nel settimo verso, nell'ultimo verso c'è un'allitterazione della R che ovviamente vuole riprodurre il ruggito dello spirito guerriero, mentre l'allitterazione della S è un sibilo, un sussurro della sera che pian piano scende e si insinua nelle secrete vie del cuore del poeta. Spero che il video sia stato chiaro, che vi abbia aiutato a capire in che senso nei sonetti, nel particolare nell'esempio del sonetto alla sera, si incontrano le cosiddette due anime del foscolo. Lasciatemi un feedback se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, altrimenti proseguite pure con il prossimo video della serie. Buona giornata a tutti e arrivederci a presto!